Benvenuti a questa nuova pausa caffè. Oggi parliamo di Instagram e Facebook. Ma prima... Sfida! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Allora, in tanti questi giorni mi avete chiesto su Instagram, perché visto è uscita la cosa delle domande, è meglio Instagram o è meglio Facebook? Allora, partiamo, tolgo la racchia di cose perché non la fase. Partiamo dal presupposto che non è meglio né uno né l'altro, cioè devono lavorare insieme perché hanno due funzioni diverse. Allora, Facebook sicuramente ha perso un botto, oggi fare le inserzioni costa molto di più, sicuramente l'interazione organica ormai è diventata quasi stronzico se modo. L'interazione organica ormai è diventata veramente una schifezza, ma bisogna comunque averlo, perché è pur vero che ci permette di arrivare a meno persone, ma mettendo il giusto budget copriamo un target verticale, il nostro target verticale. Instagram invece è per il day by day, quindi fai le storie, pubblichi i post, che poi non esagerate questi cacchi dei post, gli hashtag non servono più a una ceppa, e comunque bisogna averli entrambi perché permette di avere nello stesso momento due piattaforme che vanno in parallelo ma che non si scontrano mai. È vero che puoi prendere i contenuti di Facebook e metterli su Instagram, e prendere i contenuti di Instagram e metterli su Facebook, però abbiamo due riscontri diversi. Fate un esempio, se volete capire esattamente quello che sto dicendo, prendete una foto, la pubblicate su Instagram e poi la pubblicate su Facebook. Ci scommetto quello che volete, su Instagram avrete il doppio o il triplo di engagement rispetto a quello che c'è su Facebook. Purtroppo, vuoi per il fatto che su Facebook adesso ci sono una marea di minchiate, vuoi per il fatto che appena pubblicano su Facebook arrivano i famosi haters, senza motivo, anche su Instagram, però su Facebook meno. Vuoi che su Facebook la gente si è un po' rotta le scatole e quindi è passata su Instagram, fatto sta che oggi Instagram conviene. Poi, dovete stare pure attenti, perché per esempio in questi giorni è uscito un post di Adidas, che poi di Adidas vabbè, che diceva che cercava influencer, questa cazzo di parola influencer, pure qua apro parentesi, influencer, cioè non è che la mattina uno si sveglia e diventa influencer, stai cazzo, pure l'ambulante ci mancava oggi a romperlo, cioè non è che la mattina uno si sveglia e diventa influencer, anche perché l'influencer che ha solo like finti su Facebook, su Instagram, e follower finti su Instagram, alla fine non porta a niente. Quello che fa la differenza è avere un seguito reale, una community reale che ti segue, commenta, quando fai una cosa è interessata, c'è un'interazione tra l'influencer e la community, c'è un rapporto, tutto il resto non serve a una ceppa di minchia, giusto così. Stavo dicendo, se in questi giorni sta girando questo fake post di Adidas che cercava influencer, per ingaggiare questi influencer chiedeva il like alla pagina, la condivisione del post e la condivisione del post nelle storie. Ma secondo voi Adidas per cercare gli influencer usa un metodo così stupido? E la gente ci cascava. E la gente ci è cascata, ma cazzo, ma volete svegliare? Ma com'è possibile che Adidas per cercare influencer, che poi Adidas cerca il primo pingo pallino per fare influencer, perché, com'è possibile? Sveglia, cazzo! E quindi dovete stare attenti anche a queste cose. In sintesi, Facebook o Instagram, tutte e due usati in maniera diversa. Ci vediamo alla prossima Pausa Caffè. Ovviamente se avete vostre idee, vostri riscontri diversi, oppure sapete qualcosa, scrivete qua sotto, mettete il like, iscrivetevi, accendete il campanellino. Ciao ragazzi. Pausa Caffè con Aldo Ricci.